due giorni molto interessanti, anche molto impegnativa nella discussione. L'abbiamo già detto ieri sui temi della crescita economica, che per noi, come sapete, sono assolutamente strategici e fondamentali. Abbiamo proseguito ieri con la discussione più di politica estera, Ucraina, Russia, Libia, Mediterraneo, anche la questione del Mar Cinese, quindi anche questioni più ampie rispetto al tradizionale orizzonte della politica italiana e anche delle attenzioni che solitamente il nostro mondo dedica. Abbiamo poi condiviso una serie di valutazioni sul clima, sull'energia, sul ruolo delle donne, sulla food security. Abbiamo parlato di Expo, abbiamo parlato quindi di molti argomenti anche di vario genere, naturalmente all'interno poi di una serie di sessioni dedicate ai temi più tradizionali e difficili, a partire ovviamente dalla lotta al terrorismo. Quindi discussione, io credo, molto interessante. L'Italia sta in questo consesso come un grande paese che non è più nella crisi economica parte del problema, ma è parte della soluzione. Questo è, io credo, l'elemento vero di novità rispetto agli ultimi anni. Naturalmente questo non significa che noi abbiamo già fatto tutto, c'è molto da fare, c'è molto da lavorare, però la vera novità rispetto agli ultimi vertici internazionali, sia G7 che G20 di qualche anno fa, è che non c'è più un problema Italia. Ci sono ancora tanti problemi su tutti, la Grecia, ne abbiamo discusso ieri anche nella conferenza stampa, ma l'Italia è protagonista nel tentativo di trovare delle soluzioni a questo problema. Credo che sia stato un buon G7, naturalmente per noi adesso si apre una fase molto interessante dal punto di vista di politica internazionale. Mercoledì il presidente Putin sarà all'Expo, venerdì ci saranno alcuni tra i leader dei paesi sudamericani e centroamericani, perché c'è anche il Messico. La settimana successiva, mercoledì, non 10 con Putin, ma mercoledì 17, sarà in Milano David Cameron, domenica 21 François Hollande, la First Lady visiterà l'Expo in quella stessa settimana, e quindi ci sono tutta una serie di appuntamenti internazionali per poi arrivare all'appuntamento chiave del 25 e 26 del Consiglio europeo su invece le questioni che riguardano più Italia, Mediterraneo, immigrazione e le questioni che conoscete. Dunque è un mese di giugno molto intenso dal punto di vista di politica internazionale. Da parte mia la consapevolezza che il ruolo che il nostro paese può giocare è un ruolo davvero importante e significativo. Prenderei, se siete d'accordo, delle domande? Sì, sì. Fermo rimanendo che al G7 si possono chiedere indicazioni soltanto di natura generale, se lei dovesse tradurre per un cittadino italiano, per un telespettatore, quello che più si avvicina a un risultato concreto per lui da questi due giorni, che cosa sceglierebbe? Il fatto che essenzialmente è il punto centrale della crescita economica, cioè se finalmente cambia il paradigma dell'Europa, che può essere accompagnato, anzi deve essere accompagnato dalla politica del G7, e si smette di pensare che il nostro futuro sia soltanto austerity, rigore di bilancio e parametri e vincoli, ma torniamo a investire sulla crescita, sull'occupazione, questo cambia la vita di molti italiani. I dati che continuano ad arrivare sono dati positivi sull'economia italiana, ma per noi sono ancora timidi. Non è sufficiente aver recuperato 159.000 posti di lavoro nel primo mese di Jobs Act, o se volete 261.000 nel primo anno di attività del nostro governo, perché in passato si sono persi quasi 1 milione di posti di lavoro. Quindi la cosa più vicina alla concretezza all'interno di un dibattito come quello del G7, che è un dibattito di riflessione, non è un luogo dove si prendono decisioni di dettaglio, anche se poi in realtà alcune decisioni le abbiamo prese, penso a molte iniziative sul tema in particolar modo della sostenibilità ambientale, del cibo e del diritto al cibo. Bene, la cosa più vicina che vedo a una cosa concreta è questo sguardo positivo sul tema della crescita come chiave di sviluppo dei prossimi anni, non soltanto sull'austerity, che è poi una battaglia italiana molto ormai tradizionale. Beh.
Come sai, infuria la polemica sui migranti in Italia. Ecco, lei qui ha avuto modo di incontrare anche alcuni dei leader che sono direttamente interessati, hanno già respinto, diciamo, la prima versione del piano Juncker. In vista del Consiglio, del prossimo Consiglio europeo, ci sono stati passi avanti sulla questione delle quote, diciamo, da assegnare a ciascun paese? Divido i due aspetti. La polemica italiana è comprensibile soltanto per chi non ricorda cos'è accaduto in questi anni. Cioè, il principio del facciamo tutti da soli e non ci facciamo aiutare dall'Europa è figlio della decisione di un governo precedente. E la decisione di dividere per varie regioni i profughi che arrivavano in Italia è presa dal ministro Maroni, vale a dire da colui il quale oggi improvvisamente si è svegliato e dice il contrario. Per cui sarebbe molto facile buttarla in polemica, però diciamo la verità, ai cittadini italiani non interessa che su questo tema si faccia battaglia tra i partiti, perlomeno io penso che non abbia senso una polemica di questo genere. La politica italiana negli ultimi anni è stata una politica in cui si è pensato di poter fare da soli, si è pensato di poter fare da soli con la Bossi-Fini prima, con l'accordo di Dublino, poi si è intervenuti in modo anche molto nobile con Mare Nostrum, ma soltanto come italiani. Non è possibile che questo tipo di fenomeno così grande come il fenomeno di fenomeno migratorio sia gestito nel modo che abbiamo visto fino ad oggi. Quindi c'è qualcosa che non va, qualcosa che non funziona. Come si fa a cambiare linea? Non è che si cambia dalla mattina alla sera, bisogna fare più investimenti sulla cooperazione internazionale. Il modo migliore per gestire i rifugiati è far sì che non partano dall'Africa. Ma se tu non fai investimenti di cooperazione internazionale, ricordo che nei 10 anni appena trascorsi il nostro governo è stato il peggiore del G7. Noi siamo diventati il paese che mette meno soldi di tutti sulla cooperazione internazionale. È evidente che è una contraddizione sostenere che dobbiamo lasciarli a casa loro e poi non fare come fanno gli altri paesi che investono nei paesi d'origine. Quindi primo tema, investimento sulla cooperazione internazionale. Vi segnalo Addis Abeba a metà luglio, noi ci saremo. Secondo tema, bisogna far sì che si risolva definitivamente la questione libica. Ieri Gentiloni era al Cairo, se non sbaglio, ha visto Al-Sisi, quindi ha lavorato in questa direzione. Sarebbe molto facile, se io volessi far polemica, dire ma qual era il governo quando si è deciso di bombardare la Libia? Mi sembra che questo sia l'atteggiamento giusto. No, l'atteggiamento giusto è quello di cercare di risolvere oggi il problema. Sarebbe molto facile per me oggi dire ma qual era il governo che ha diviso i profughi per le singole regioni? Invece la polemica mi sembra una polemica molto, molto sbagliata. Io inviterei tutti, anche i governatori delle regioni, a recuperare il buon senso che deve caratterizzare il principio di buona amministrazione. Così come sta andando la questione dei profughi non va bene. La questione dei rifugiati non va bene, noi siamo i primi a dirlo. Certo, è un po' difficile andare in Europa a dire cari altri paesi, accoglieteli voi, detto da chi, come ad esempio la Lega, ha votato contro la risoluzione del Parlamento europeo che andava in questa direzione. Cioè, per intendersi, Forza Italia e il PD insieme hanno votato perché i profughi fossero divisi un po' in tutta Europa e non soltanto in Italia. Persino su questo c'è stato chi ha votato contro. Cosa deve fare il capo del governo allora? Prendere atto che la situazione così com'è non va, ci siamo dati una tempistica di azione da qui al Consiglio europeo e da qui al Consiglio europeo cercheremo di portare a casa dei risultati. Io l'ho detto con molta franchezza, l'ho detto stamattina a Jean-Claude Juncker, l'ho detto a tutti, Hollande, Merkel, Cameron, già questo piano dell'Unione europea di 24.000 posti è un piano che per noi è assolutamente insufficiente, quindi, ed è un piano su cui già ci sono tensioni. È evidente dunque che esiste la necessità di fare di più in questo settore. La mia impressione, e chiudo su questo punto, è che il problema degli immigrati irregolari venga utilizzato come un argomento di discussione politica. È comprensibile, anche perché l'alternativa dovrebbe essere quella di parlare dei risultati dell'economia, che invece sono positivi, quindi il tentativo è quello di spostare l'attenzione dai risultati positivi di speranza dell'economia alle problematiche oggettive che ci sono sull'immigrazione. Voglio dire agli italiani che
il numero delle persone che sono arrivate nel nostro paese quest'anno è appena più alto di quello dello scorso anno, è un numero che peraltro l'Italia non può gestire da solo, quindi occorre rifiutare l'egoismo, sia l'egoismo interno che l'egoismo esterno, ma occorre anche avere l'intelligenza di fare una strategia di lungo periodo. Se nei 10 anni precedenti avessimo lavorato sulla cooperazione internazionale, avessimo gestito in modo diverso il rapporto con l'Africa, avessimo dei rapporti più forti con i paesi da cui questi cittadini vengono, probabilmente le cose sarebbero diverse. Ma piangere sul latte versato non serve a niente, per cui si lavora, ci diamo scadenza fino al Consiglio europeo, a quel punto in occasione del Consiglio europeo valuteremo. È chiaro che nessuno degli argomenti che vengono tutte le volte citati, la risoluzione dell'ONU, distruggere i barconi prima che partano, dividere le quote in singoli stati, intervenire sulla cooperazione internazionale, nessuno di questi argomenti è risolutivo. Dobbiamo fare un lavoro che però tenga insieme tutte queste tematiche. La prima fila, la prima fila e poi la seconda. Io volevo solo chiudere su questo tema qua. Il segretario dell'ONU Ban Ki-moon da qualche settimana fa diceva manca un canale legale di ingresso in Europa, perché se ci fosse quello e fosse efficiente la gente prenderebbe l'aereo, la situazione sarebbe più gestibile e la gente non si imbarcherebbe, si rischierebbe la vita e per noi sarebbe meno dispendioso e più gestibile. State pensando anche a qualcosa di questo genere? C'è a livello internazionale un ragionamento? In questa discussione non se ne è parlato. Ban Ki-moon ha avuto però parole di grandissimo elogio per ciò che ha fatto e che sta facendo l'Italia, ricordando la visita che ha fatto insieme a me su un mezzo della Marina Militare Italiana nel mese di aprile, direi, tra aprile e l'inizio di maggio. Sulla Libia, parlando della risoluzione all'ONU che è bloccata perché la Libia di Tripoli non stanno andando le autorizzazioni, se ne è parlato, c'è qualche passo avanti. Torno lì, in questo momento la cosa più importante sarebbe che le forze in campo in Libia trovassero un punto di equilibrio, più che le forze al Palazzo di Vetro, le forze che stanno sul territorio, Tobruk a Tripoli, a Misurata, nell'area di questo paese così importante, così dilaniato e diviso. Vediamo come stanno andando le discussioni di queste ore, io sono in contatto costante, ieri ripeto il ministro Gentiloni era lì, abbiamo parlato anche in un bilaterale con il presidente tunisino, naturalmente sono dinamiche che, come conoscete voi, come funziona la diplomazia, non si risolvono dalla sera alla mattina. La risoluzione dell'ONU è una buona cosa, naturalmente, se viene, ma anche lì non pensate che sulla Libia esista una scelta che risolve tutti i problemi, cioè o nasce il governo libico e a quel punto bisogna farci gli accordi per sistemare definitivamente le cose, o non è che improvvisamente con una risoluzione dell'ONU o con l'abbattimento di 3 barconi o con altro noi riusciamo a risolvere. È una questione che è stata lasciata colpevolmente aperta per troppi anni e adesso per recuperarla non ci vorranno anni, però ci vorranno almeno settimane, e questo è il nostro lavoro, è il lavoro della serietà. È facile dire occupiamo le prefetture, in questo momento quello che serve è risolvere il problema, e si risolve il problema non urlando più forte, ma cercando di risolvere i guai combinati casualmente dagli stessi che oggi stanno urlando, addirittura in alcuni casi sono proprio nome e cognome gli stessi, ci sono quelle firme negli accordi che hanno segnato l'inizio di questa politica italiana sugli immigrati. Presidente, dal G7 esce ancora una fermezza, una ferma opposizione nei confronti della Russia, quindi un prolungamento delle sanzioni, si va verso un prolungamento delle sanzioni, lei incontrerà forse tra qualche giorno il Presidente Putin e gli spiegherà che cosa deve fare per avvicinarsi al G7, cosa gli dirà, cosa spiegherà? Non ho niente da spiegare al Presidente della Russia che lui non sappia già da solo. La stella polare, il faro, la bussola è l'accordo di Minsk. Noi siamo impegnati perché si rispettino gli accordi di Minsk. Se saranno rispettati gli accordi di Minsk sarà una svolta per l'Ucraina innanzitutto, per la popolazione dell'est dell'Ucraina russofona, ma l'obiettivo è quello di mantenere quegli accordi e di andare nella direzione di conservare quegli accordi. Mi auguro e spero che tutti i tipi di dialogo che stiamo
Taiwan, mettendo in campo con la Russia, non soltanto con la Russia, vadano in questa direzione. E le sanzioni restano? Le sanzioni saranno affrontate nel corso del Consiglio Europeo del 25. Però se fate più domande di una, io la vedo l'ultima per simpatia, per la prima linea. Il Consiglio Europeo il 25 e 26 credo che abbia anche questo punto all'ordine del giorno. Però dovete sentire Tusk, immagino di sì, perché essendo collegate a Minsk saranno collegate al Consiglio. Credo che l'ultima finestra utile sia il Consiglio Europeo, ripeto, però non vorrei fare una gaffe procedurale su come funziona il Consiglio Europeo, quindi sentite Tusk. Più crescita per tutti, si è convinta anche Angela Merkel, oggi la Germania segna un nuovo, una nuova esplosione del surplus commerciale, 3 miliardi in più rispetto all'ultimo dato. Come noto il surplus commerciale è non soltanto un fatto che fa contenti i tedeschi, ma è un oggettivo problema in prospettiva, e quindi di conseguenza anche sul surplus commerciale si sono appuntate le attenzioni della Commissione nelle raccomandazioni specifiche. Credo che sia un convincimento diffuso che non basta parlare di rigore e di austerity, ma che occorra agevolare gli investimenti. Nell'intervento di ieri anche la cancelliera Merkel ha sottolineato l'importanza degli investimenti in alcuni settori, però personalmente credo che si apra una fase molto interessante per l'Europa. Permettetemela di dirla così, poi chiudiamo, non voglio tenervi troppo, facciamo ultime due o tre domande, non voglio tenervi troppo, però sintesi estrema, Regno Unito va al referendum, la Polonia ha una svolta sulla presidenza della Repubblica nazionalista, la Grecia sta nelle condizioni che conosciamo. In Spagna si è molto discusso per un successo più o meno autentico di Podemos o comunque di forze antisistema alle elezioni amministrative, immaginando che questo possa essere in là per le elezioni politiche che si svolgeranno nel prossimo autunno. Portogallo va a elezioni. La Francia ha una discussione al proprio interno, anche in vista delle presidenziali del 17, questo è il momento buono per discutere di qual è il modello di politica economica europea, anche in considerazione del fatto che nelle prossime ore verrà presentato, credo, una prima bozza del rapporto dei quattro presidenti. Ecco, su questi temi finalmente si discute. La mia grande soddisfazione, ma anche la grande responsabilità che avverto, è che l'Italia si presenta a questo dibattito non più come il malato d'Europa, ma come un protagonista, con i propri limiti e i propri punti di forza, con i propri difetti e le proprie qualità, ma l'Italia è a questo tavolo portando le proprie valutazioni. E questa è la novità rispetto al passato. Si diceva Grecia-Italia, si parlava di contagio, non se ne parla più adesso. Adesso si discute se sia giusto o meno un certo tipo di approccio da avere verso la Grecia. L'Italia non è più il malato d'Europa. Questa è la novità rispetto al passato. Però l'Italia deve fare uno sforzo per dare una indicazione sul futuro dell'Europa. Noi ci abbiamo provato con il primo lavoro trasmesso dal ministro Padoan, anzi no, trasmesso io personalmente, frutto del lavoro del ministro Padoan, del sottosegretario Gozzi, dei nostri uffici, dell'ufficio del consigliere diplomatico Varricchio, dello Sherpa Biantini, di tutta una serie di nostri tecnici che hanno lavorato attentamente su questo punto, ma ancora c'è molto da discutere, quindi io non so se sono tutti convinti, so che si apre una stagione molto interessante per l'Europa, quello che sta accadendo non può essere considerato come il secondo tempo della vecchia partita, è una partita nuova quella che inizia a partire da questo autunno, la mia speranza è che l'Italia sia protagonista e che possibilmente segni anche qualche gol. Presidente, durante la discussione c'è stato anche un accenno alla situazione delle valute. Si è scritto che Obama avrebbe lamentato la eccessiva forza del dollaro come un problema. E siccome immagino che sarà una risposta aperta sì o no, ne aggiungo un'altra. No, si è discusso del fatto che l'euro e il dollaro hanno avuto, diciamo, delle oscillazioni, come è noto, ma semplicemente nel fotografare ciascuno la realtà del proprio paese. Quindi, anche perché, come è noto, diciamo, questo non è un tema da G7, non c'è stata una polemica su questo. C'è stata una discussione, penso la prima sessione, se non ricordo male, guardo Varricchio che era con me, nella prima discussione si è ragionato su come un dollaro più forte, ovviamente, o un euro più forte e viceversa, incidono sulle esportazioni e quindi sulle ricadute economiche che questo ha.
tutto lì, Presidente. E se posso un'altra brevissima, delle elezioni turchie avete parlato? Degli scenari che si hanno? Dunque, sinceramente, sì, sono stato peraltro io ieri sera a cena a introdurre l'argomento, ma non con un approfondimento, anche perché i dati allora non erano chiari, quindi nel senso che si sapeva che stavano arrivando piano piano i dati con il risultato che si stava profilando. Io ho accennato alla questione, si è ripreso stamani mattina anche in un intervento a proposito della situazione geopolitica. Come sapete, il risultato elettorale di per sé sarà giudicato in altre sedi, ma la Turchia è un partner importante, per cui è un partner importante nella questione libica, un partner importante nella questione irachena, un partner importante ovviamente nella questione siriana. Quindi si è appena accennato, senza però entrare nel merito, anche perché i risultati non c'erano. Prego. Tra l'altro la Turchia ospiterà il G20 quest'anno, quindi a novembre, per cui sarà il prossimo appuntamento, il prossimo è l'Assemblea Generale dell'ONU, che sarà poi parzialmente incentrata, non ne abbiamo parlato, anche sulle questioni ambientali, a settembre, e poi a novembre l'appuntamento chiave con... dove sarà? Perfetto. E poi c'è anche il G20 e poi Parigi, dicembre 2015, il clima. Prego. Tornando un attimo alle sanzioni rapporto con la Russia, nel testo della dichiarazione finale che ha distribuito la Casa Bianca si dice chiaramente in quali condizioni verranno tolte queste sanzioni, quindi l'accordo di Minsk che lei citava prima, non si parla però di quali siano le condizioni per la proroga. Giustamente lei puntava il calendario sul Consiglio Europeo per quanto riguarda l'Unione Europea, se ci può raccontare qual è stato il dibattito, perché sembra quasi che abbiate messo all'angolo, no, però insomma non condiviso pienamente la posizione che era della Casa Bianca. E poi velocemente su questo punto, no, guardi, nel modo più, mi permetto di risponderle subito, nel modo più capito, posso dire no, mi scusi, allora andiamo con ordine. La discussione sulla politica internazionale è stata molto franca, devo dire anche quella sulla politica economica, molto vera, molto autentica. Si sono discusse le varie sfumature che ci sono tra le singole sensibilità, ma non vi è stato minimamente uno scontro, anzi c'è stato uno scambio molto aperto. È chiaro che la questione fondamentale per noi, ma per tutti, compreso per la Casa Bianca, è quella di riuscire il più possibile a reingaggiare la Russia in un quadro di legalità internazionale sulle discussioni non soltanto legate all'Ucraina. Penso per esempio alle parole positive espresse su un possibile impegno russo in tanti scenari nel mondo, no? Quindi non soltanto quello tradizionale siriano o a quello libico, ma tante altre partite in cui il ruolo di un grande paese come la Russia può essere importante. Questo naturalmente però si collega a che cosa? Al rispetto dell'accordo di Minsk, che è la cornice, la stella polare di ogni tipo di riferimento, per cui non c'è stato francamente nessun tipo di discussione negativa su questo. Naturalmente c'è un quadro interessante, abbiamo parlato anche proprio nel merito di come viene percepito ciò che accade in Ucraina, che so, dal nostro amico primo ministro canadese, e da come invece viene percepito in una parte dell'Europa, perché giustamente sono anche sensibilità diverse, però francamente nel modo proprio più categorico mi sento di dire che c'è stato una diversa sensibilità su questo. Forse l'unico punto su cui qualche piccola diversità si è registrata è proprio sul tema economico, sul tema della crescita, ma lì devo dire che con alleanze non Europa versus Stati Uniti, ma alleanze direi profondamente trasversali. Ho già detto che noi eravamo sulla linea totalmente filo-americana su questo punto, non come tutti i nostri partner e amici che stavano al G7, come ovvio. No, la discussione sulle singole sensibilità. Ovviamente sul tema dell'importanza dell'investire sulla crescita c'è una discussione aperta, sul TTIP ci sono discussioni aperte, anche se sul rapporto con la banca, come posso dire, sul ruolo che il mondo del credito può giocare sugli investimenti, c'è stata una discussione molto, molto seria. Con i giapponesi abbiamo discusso a lungo, anche nel bilaterale di ieri, delle partnership e anche del rapporto con le economie orientali, in particolar modo con quella cinese, come è ovvio che sia. Quindi la discussione è stata bella, significativa, devo dire molto molto buona. Io sono terminare sui migranti, perché lei ha fatto due domande in una ed è anche interessante. Questa è la seconda. Sempre un po' scorretta, ma sul filo. Filippo, però sono veramente bravo, sto rispondendo a tutte le domande, poi tra 5 minuti andiamo via. Lei
lei parlava prima di un egoismo da superare sia a livello internazionale che a livello interno sulla questione dei migranti. Alfano, il ministro Alfano ha detto c'è un atteggiamento di odio verso le regioni del sud da parte delle regioni del nord. Lei è d'accordo? No, io credo che capisco la riflessione del ministro Alfano, perché è una riflessione che nasce da un dato di fatto, e cioè che la Sicilia credo che da sola ospiti più o meno un quinto del totale dei migranti, per cui è comprensibile che i primi ad essere coinvolti da questi sbarchi sono proprio gli abitanti delle regioni del sud. Io invito a, e quindi capisco la posizione del ministro e condivido anche la riflessione che lui ha fatto qualche settimana fa, dicendo esattamente al contrario di quello che ha detto il presidente Maroni, cioè che noi dobbiamo invece dare degli incoraggiamenti e degli incentivi anche sul patto di stabilità a quei comuni che ci danno una mano nel coinvolgere e nel rispondere alla questione dell'immigrazione. Quindi c'è una piena convergenza e condivisione con il ministro Alfano. Non parlerei di uno scontro interno al nostro paese, anzi noi dobbiamo far sì che questa diversità di sensibilità sia risolta. Il problema dell'immigrazione esiste, è inutile far finta di negarlo. La differenza è chi rimane soltanto a urlare pensando che urlando si possa risolvere il problema, ma le persone che vengono dall'Africa continuano a venire. Non è che se noi urliamo non vengono. E chi invece prova a risolverlo. Per risolverlo ci sono due modi. Quello che stiamo utilizzando ora è il modo voluto dall'allora ministro dell'interno, Maroni. Cioè noi stiamo utilizzando il metodo Maroni, dividendo in tutte le regioni. Oppure possiamo affrontare una cosa in modo diverso, e cioè lavorare sulla cooperazione internazionale, cercare di coinvolgere l'Europa, cosa che in passato non è stata fatta per scelta. Questo è il punto chiave. In passato non è stato fatto il coinvolgimento dell'Europa per una scelta che io giudico sbagliata. Allora si decise, ce la vediamo da noi, abbiamo la nostra legge, la Bossi-Fini, e questo in prospettiva è stato un errore. Però detto questo, siccome il problema esiste, lo affrontiamo, lo risolveremo, ci vuole grande buonsenso e grande equilibrio, non siamo in presenza di una situazione da descrivere con toni apocalittici, è una situazione difficile, i numeri sono più alti, leggermente più alti di quello dell'anno scorso, ma il nostro sistema è un sistema che sta mostrando una grande e straordinaria forza e capacità di affrontare questo problema. Detto questo, è chiaro che chi vuole insistere tutti i giorni sul tema dell'immigrazione lo fa per non parlare di altro, lo fa per non parlare di un paese che oggi vede Confcommercio dire che i consumi stanno ripartendo, più 0,8% tra aprile 2014 e aprile 2015, che dà delle stime di crescita superiori a quelle che dà il governo. Ci sono tutte le condizioni perché l'economia si rimetta in moto, ed è chiaro che invece il business elettorale della paura paga sempre, quello di dire le cose non vanno, sta andando tutto alla malora. Non è così, ci sono i problemi, si affrontano. Però, e questo, e poi vado davvero a chiudere, la differenza rispetto al passato è che i problemi non si negano, si affrontano. Questa è la differenza di un governo che dice: sappiamo che esiste la questione, stiamo cercando di coinvolgere gli altri paesi europei ad avere un atteggiamento responsabile. L'atteggiamento responsabile può anche essere, non necessariamente prendendosene carico, ma intervenendo nei paesi d'origine insieme a noi. Noi siamo disponibili a trovare tutte le soluzioni possibili, sapendo che c'è un grado di coinvolgimento da parte degli altri paesi superiore al passato. Se questo lavoro qui che stiamo cercando di fare adesso, che abbiamo iniziato a fare adesso, avessimo iniziato a fare 10 anni fa, probabilmente le cose sarebbero diverse. L'ultima. Lei l'accompagna verso il suo ritorno in Italia. Lei ha parlato di una discussione approfondita, seria e interessante con i leader qua mondiali. E questa sera che tipo di discussione si attende? Con i leader locali. Vedo la discussione proprio sul punto. Vabbè, quello di stasera lo vedete stasera. Io credo che il G7 sia stato un appuntamento importante. Quello che vorrei portarmi a casa, ve lo dico con grande franchezza, è uno sforzo maggiore da parte di chi rappresenta il nostro paese a tutti i livelli per ricordarsi che noi siamo l'Italia. Cerco di dirla meglio di come l'ho detta adesso. Io vedo gli altri paesi, anche paesi che magari attraversano fasi più difficili della nostra,
che hanno un senso dell'orgoglio e dell'appartenenza, che quando vanno all'estero dicono: noi siamo la Francia, la Germania, l'Inghilterra, gli altri paesi che compongono il G7. Invece in parte della classe dirigente italiana, mi riferisco anche alle polemiche di queste ore, c'è un atteggiamento in cui si parla male dell'Italia, si racconta un'Italia fatta soltanto di negatività, si in qualche modo cerca di indebolire il sistema paese. Allora noi dobbiamo fare uno sforzo nei prossimi anni, non nei prossimi giorni, per cercare di rafforzare questo senso dell'orgoglio, dell'appartenenza al nostro paese. L'Italia è una grande potenza nel mondo, che per troppi anni ha giocato a fare la piccolina, quella in un angolo, quella a cui tutti dovevano spiegare che cosa fare e come fare, e noi ci siamo abituati. Allora guardiamo l'Europa come la maestrina che ci deve dire cosa fare e cosa no, e allora pensiamo che il G7 sia un luogo nel quale ci vengono a spiegare cosa fare. Non è così, non siamo visti così all'estero, però una parte del nostro gruppo dirigente pensa che l'Italia debba stare in una sorta di enclave della paura e della rassegnazione. La differenza è tutta qui rispetto al passato. Noi stiamo cercando di dire che con tutti i nostri limiti, se giochiamo le carte che abbiamo a disposizione, possiamo essere protagonisti mondiali. Che non vuol dire che non abbiamo più problemi improvvisamente. I problemi ci sono. Il problema dell'immigrazione è forte nel Mediterraneo, ma è forte nel sud-est asiatico, con numeri molto più grandi. La Tunisia, che è un paese molto più piccolo, non ha 150.000 immigrati come noi, ne ha 1.200.000. E tuttavia noi siamo a chiedere un aiuto anche ai tunisini per cercare, o la Turchia, o altre nazioni, altri paesi che hanno difficoltà analoghe alle nostre. Ecco, esiste un tema: riuscire a restituire un po' di orgoglio e di dignità all'Italia. Io quando ho visto una polemica, francamente lo dico, mi perdoneranno i miei amici, il mio team e Filippo, che è il nostro capo supremo, ma la polemica su Azzurro è la polemica più ridicola che si possa fare. Il presidente della Baviera ha accolto tutte le delegazioni con dei canti e delle canzoncine che ricordavano il paese. Non era l'accoglienza del cancelliere della Germania o del presidente della Repubblica della Germania. Era l'accoglienza del presidente della Baviera. E ha scelto delle canzoni per ciascuno. Ciascun paese ha avuto un proprio accompagnamento divertente e anche divertito, con personaggi in costume tipico della Baviera, con, per chi lo voleva, un boccale di birra, con la firma del libro d'onore. Soltanto da noi è partita la polemica dicendo: non ci hanno accolto con l'inno nazionale, ci hanno accolto con Azzurro. Ora, io non so cosa vi ha fatto Paolo Conte o Adriano Celentano, non lo so cosa vi ha fatto di male, ma hanno scelto questa canzone, come in altri, agli americani cosa hanno scelto? Non so. Stars and Stripes, hanno scelto a tutti una canzone diversa. Qualcuno dice: ma io volevo Toto Cutugno, e mi hanno scelto Paolo Conte, oppure io avrei voluto Nilla Pizzi, Domenico Modugno o chi c'è di Stasi Colors. Guarda, arrivo fino ad Amici. Si è scelto di fare una canzone di accoglienza dell'Italia. Soltanto da noi è partito il dibattito: hanno fatto Azzurro e non l'inno nazionale. Perché? Perché abbiamo, dopo tanti anni, una sorta di subalternità psicologica. Pensiamo che il mondo ci giudichi come non siamo. Il mondo ci giudica per quello che siamo: un grande paese, produttore di bellezza, di entusiasmo, capace di essere una delle grandi risorse per un'Africa che ha bisogno di investire sull'agroalimentare, sull'innovazione tecnologica, che ha una qualità delle proprie donne e dei propri uomini che non è limitata soltanto alla cultura. Ecco, io ho avverto l'orgoglio di rappresentare l'Italia, e quando vedo delle polemicucce piccole così, dico che c'è ancora un po' di strada da fare per recuperare orgoglio anche in chi ci rappresenta. E quando sento dai rappresentanti di alcune delle forze politiche del nostro paese un costante attacco alle istituzioni italiane, dico che è un'occasione persa. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che quando siamo al G7 si parla del G7. Le discussioni di politica interna, per chi vorrà, stasera vi sintonizzate, se proprio non avete niente di meglio da fare, non so cosa prevede il programma televisivo, credo che sinceramente fosse in voi farei altro, ma se volete potete anche prendervi popcorn se volete, e stasera c'è la direzione di un partito che al proprio interno discute e ragiona.
ma quando siamo al G7, per favore, rappresentiamo l'Italia, quando siamo nei fori internazionali e smettiamo anche di avere questo atteggiamento tipico che porta a fare polemiche su tutto. Eravamo un problema fino a qualche anno fa, non siamo più il problema. Siamo una parte della soluzione. Dipenderà da noi, dalla nostra capacità, dalla nostra intelligenza, dalla nostra forza, di riuscire a dimostrare come questo sforzo che stiamo facendo sia uno sforzo positivo per l'Italia, per gli italiani e anche per tutta Europa. Detto questo, noi vi salutiamo e andiamo a prendere l'elicottero. Buon rientro, arrivederci, grazie a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. No, ragazzi, arrivederci, ciao, 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 ci